Obiettivo riscatto per il Carpi, che dopo due vittorie consecutive era andato incontro al primo pareggio dell'anno. Un mezzo passo falso 2-2 contro il Riccione. Parte meglio, però, il Borgo Buggiano c'è una grandissima parata di rolli sul tiro di Fabri, Reagisce poi il Carpi. Due minuti dopo, ottavo, girata di Andreini. Stop col petto e conclusione col destro. Altra parata di Bindi. Passano i minuti. Tre, siamo all'undicesimo. In area di rigore del Borgo Buggiano c'è Franchi che prende il pallone, si gira, tira. Gol dalla mattonella di Alex del Piero, undicesimo minuto, è un grandissimo gol. Carpi in vantaggio, altri tre minuti, altro grandissimo gol. Questa volta è Togordò che c'entra il 7 da 30 metri, davvero. Gol e calcio champagne per il Carpi, gol spettacolo, rispettivamente il decimo e l'undicesimo in campionato per questa macchina da gol e macchina da divertimento che è il Carpi. Passano i minuti, 28 sul cronometro, insiste la formazione di Cristiani. Dialogo lungo corto a centrocampo, Bigoni prende e tira. Altro gol stupendo che incoccia la parte bassa della traversa, pallone che entra dietro al portiere. Del Borgo Buggiano che gioca sul terreno della Pistoiese, il campo è il Melani. 3-0. Si conclude il primo tempo, ma tre gol fantastici del Carpi che nella ripresa arrotonda. Tredicesimo minuto. Ancora Togordò col destro, mette in mezzo pallone che viene ribattuto, torna dalle parti di Togordò, altra sfera messa nelle mezze. questa volta il gol è un po' un gollonzo, però vale comunque il 4-0. 13 gol in 4 partite per il Carpi, 10 punti in classifica che potrebbero. Potrebbero non valere però il primo posto in attesa del recupero della Chioggia, alla pari col Pisa a 10 punti. C'è gloria anche per Rolli sulla punizione di Grazioli. Arriva questa buona parata: Carpi che rimane imbattuto, vola a quota 10, primo posto provvisorio in attesa dei recuperi.